Si può fare molto di più rispetto a quello che già si fa in Italia da anni, addirittura dal 1991 l'Italia è capofila della prevenzione dello sport con la regione Veneto in primis, che ha battuto quasi del 99% la morte improvvisa negli atleti grazie a un programma di prevenzione unico in Europa e ha portato a salvare tanti ragazzi che fanno attività sportiva. Da questo messaggio scientifico ne è nata poi una legge, che è la legge vigente in Italia, che oggi rappresenta la migliore legge dello sport e la prevenzione per quanto riguarda il contrasto alla morte improvvisa cardiaca. Ovviamente nel livello amatoriale è previsto soltanto la visita e l'elettrocardiogramma a riposo, mentre a livello agonistico sono previste più tecniche e in particolare lo stress test, quindi la prova da sforzo, da integrare anche con altri esami se il medico sportivo ha il sospetto che ci possa essere una patologia come l'ecocardiogramma in primis. C'è in questo momento una grande diatriba con gli Stati Uniti dove i costi in economia prevale sulla prevenzione, per cui gli italiani dipendono ovviamente dalla necessità di diffondere il più possibile l'elettrocardiogramma, mentre dagli Stati Uniti i colleghi ne riducono l'importanza. Però con il professore Corrado abbiamo visto che è molto importante, soprattutto prima dei 35 anni, eseguire un elettrocardiogramma a riposo, addirittura nei primi anni. Si parla come limite ai 6 anni dove si può aspettare per fare l'elettrocardiogramma. Io dico di no, di farlo prima l'elettrocardiogramma, perché se un bambino nasce con una patologia congenita ereditaria che è acquisito da uno dei genitori, si vede subito l'elettrocardiogramma e quindi si può mettere sotto cura. Quindi perché aspettare 6 anni, come peraltro prevede la legge in Italia in questo momento? Dopo 6 anni invece è previsto a tutti l'elettrocardiogramma. Altra questione legata ai defibrillatori: ogni società attiva dovrebbe averne uno, questo succede? Qua si apre uno spaccato irragionevole, perché dal 1 luglio 2017 col ministro Lorenzin è diventato obbligatorio avere la dotazione del defibrillatore semiautomatico e alcune persone dello staff che siano abilitate all'uso del defibrillatore. E questo però contrasta con la realtà. Da una nostra indagine recente dello scorso anno, soprattutto a livello amatoriale, moltissime palestre, piscine ancora sono sprovviste dell'apparecchio. Devo dire che le regioni più virtuose sono la Lombardia, l'Emilia Romagna, dove arriviamo al 95% degli impianti sportivi messi in sicurezza, mentre in Campania siamo ancora nell'ordine del 50%. Quindi bisogna sensibilizzare di più chi ha la responsabilità legale anche del centro sportivo, della palestra, perché è necessario assolutamente avere l'apparecchio già nel luogo dove si fa attività sportiva, quindi cosiddetti sport indoor, cioè in casa, in ambiente, mentre per quanto riguarda gli sport all'aperto lì c'è la difficoltà di garantire delle postazioni mobili, per esempio in bicicletta, secondo gli sport, o a piedi durante le maratone, e questi sistemi li abbiamo collaudati recentemente anche alla Maratona Internazionale di Napoli 2 anni fa ed è molto efficace. Uno degli staff con il defibrillatore ogni 500 metri che garantiscono la sicurezza di tutti gli atleti, ed è quello che noi vogliamo raggiungere. Anche quest'anno l'ASPEC, Associazione Salernitana Portatori di Elettrostimolatori Cardiaci, ha celebrato il suo ottavo congresso socio-scientifico. In questa edizione abbiamo voluto introdurre
riguardanti la protezione civile, con una relazione tenuta dal nostro vicepresidente, il generale Francesco Lupo, che ci ha prospettato, partendo dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., quelle che dovrebbero essere le misure di protezione civile che da mettere in atto nel caso di una futura, speriamo che non si verifichi mai, eruzione di questo vulcano. Poi abbiamo affrontato temi più specificamente medici, come lo scompenso cardiaco, una patologia molto presente nella popolazione mondiale e per la quale stanno venendo fuori numerose terapie sia farmacologiche che interventistiche che ne riducono la mortalità. Abbiamo affrontato il tema col professore Maurizio Santomauro dell'Università degli Studi di Napoli della morte improvvisa negli atleti, sia agonisti sia amatoriali, e di tutte le misure che si dovrebbero mettere in atto e che in parte si stanno mettendo in atto per la prevenzione della morte improvvisa appunto in questa categoria di persone. Un ultimo tema è stato affrontato dal dottor Giovanni Gregorio, primario della cardiologia dell'ospedale di Vallo della Lucania, il tema dell'invecchiamento, un tema a metà tra lo scientifico e il filosofico che coinvolge anche la scienza dell'alimentazione. Comunque il dottore Gregorio ha fatto un bellissimo excursus tra le varie epoche con le differenze di mortalità che c'erano nel passato e che ci sono oggi, con i fattori che influivano sulla mortalità nel passato e quelli che influiscono sulla mortalità ai tempi d'oggi. Ovviamente la speranza che tutti abbiamo è che le migliorate condizioni di vita, le migliorate cure, la migliore alimentazione, se sappiamo farla, possano ulteriormente allungare la vita della popolazione. Nell'ambito della prevenzione delle patologie cardiovascolari e delle patologie tonico-degenerative come i tumori, abbiamo un importante ruolo giocato dal corretto stile di vita e dall'alimentazione particolarmente. La nostra dieta mediterranea è una dieta varia, ricca di sostanze che contribuiscono a un benessere alimentare e anche a un benessere totale della persona, ricca di sostanze antiossidanti nella sua frutta varia e nella sua verdura varia, ricca di grassi monoinsaturi, particolarmente contenuti nell'olio extravergine di oliva, ricca di sostanze utili a tutto l'organismo. In effetti, la prima crema da distinguere è quando realmente si diventa. C'è chi pone il termine a 60 anni, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che guarda al mondo della sua totalità, anche i paesi in via di sviluppo, come si vuole prima, e chi la pone come i geriatri a 65 anni, distinguendo poi nell'ambito dell'età degli anziani, l'età del giovane anziano intermedio e del grande anziano. È una popolazione di grande aumento che pone rilevanti problemi ai sistemi sanitari dei paesi che ci sono. Poi grandi problemi perché aumentano le patologie, aumentano i bisogni di assistenza e la gran parte dei sistemi sanitari sono preparati a questo. Uno degli effetti maggiori è come l'aumento della vita media in Italia, con eccezione della terza parte, Noi abbiamo fatto qualche anno fa insieme al Dipartimento di Tecnologia dell'Università, la Sapienza di Roma, il CNR di Roma, sui longevi del CNR.
circa 300 grandi anziani nell'area del Cilento, è stato fatto conto di fare indagini e ad un nostro genere. Che cosa abbiamo fatto? Si è parlato della presenza del centro nella popolazione del Cilento rispetto a quella di altre aree del nord Italia. In Cilento vi è un'anomalia, tra virgolette, di diffusione del genere particolare, del genere della pelle, che è un marcatore negativo. Abbiamo una popolazione di 40, una popolazione di 75. Il tasso del sangue dell'acqua è 4 a 40 anni. Gli altri regni del paese, c'è che tutto il mondo sta concentrando un po' significa che la pratica si seleziona negativamente in ambulanza, cioè è un gene che marca negativo. Nel Cilento è 4, il tasso di acqua è 4, di giovani, è lo stesso di quello che noi troviamo in ambulanza, che significa che sono i fattori genetici che ci portiamo noi dalla nascita e reagendo in maniera profonda con l'ambiente sono una condizione che è spiegata